Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo video della serie Colline Toscane, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e vi ricordo anche in descrizione ci sono tutti i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutti i vari DLC, Season Pass, così facendo potrete aiutare la mia partner. Eccoci qua ragazzi, nuovo video sulle colline toscane, dove l'ultima volta abbiamo messo il pascolo delle pecorelle. Qua ho fatto qualche piccolo lavoretto. Allora, ho messo innanzitutto ho messo qualche alberello qua, ho messo questa piccola staccionata qua giusto per dividere la strada dal pascolo. Poi, intanto qua, raga, ho preso tutte bianche le pecore e mo mi sono diventate nere. Ah, guardate qua che succede. Come mi avvicino diventano bianche, come mi allontano diventano nere. Ma non lo so, raga, che sta succede. Vabbè, abbiamo creato questo bel pascolo. Allora, poi cosa ho fatto? Ho messo un capannetto qua perché ho ristretto un po' la recinzione della nostra produzione di vestiti. Questa era più larga, arrivava tipo qua, quindi l'ho stretta un pochino e mi sono creato un po' di spazio qua, dove ci ho messo questo capannetto, dove qua poi lo usiamo insomma per le balle, roba varia insomma. E abbiamo comprato 40 pecore, ma io non ho capito perché cambiano colore, come mi ci avvicino e allontano, non lo so raga, l'altra volta non lo faceva e vabbè, ogni tanto succede qualcosa di strano su farming. E questo è il bel pascolo, quindi perché ho messo il pascolo? Perché volevo incrementare quindi la produzione della lana, perché ho questa bella produzione qua e così con due, diciamo, due stalle facciamo un po' più di lana. Ok, va bene? Vi piace? Vi può piacere? Io penso di sì, raga, bellissimo. Ci avrei messo un po' d'erba, raga, Stavo quasi quasi a pensarci, casomai ci semino proprio l'erba, però è un lavoro inutile, diciamo, però vedere un po' più di erba, perché quella che mi fa mettere con la vernice, diciamo, col modellamento là, non è, io volevo tipo un'erbetta così bassa, quella là mi mette l'erba un po' più alta. Vabbè, comunque sia, va bene uguale. Ok, allora oggi andremo a vedere una moddina che è uscita ieri. Sia per PC sia per console, si tratta dell'attrezzatura per il vigneto. Visto che a noi, raga, l'attrezzatura del vigneto ci servono, andiamo a provare. Io non l'ho provata, quindi andremo a vedere insieme. Quindi dobbiamo andare, trasferiamoci nella nostra cantina. Nella nostra cantina che dovrebbe essere qua. Ok, visita, visita, non mi fa andare. Visita, oh, eccoci qua. Arrivati in cantina. Allora, innanzitutto, ce la facciamo portare qua. Allora, si tratta di due attrezzi che possono essere usati in combinata. Quindi, il primo lo trovate in arieggiatori. Sì, la mod si chiama Eurospand Solcare David Fruit. Di il modder Andrea Zio Figus, che saluto Zio Figus, ciao Zio Figus. Allora, è composta da questi due attrezzini qua. Il primo è questo, l'Eurospand Solk Air, insomma, non è il mio inglese, non è dei migliori, però vabbè. Eccolo qua. Cosa fa questo, raga? È un semplice arieggiatorino per il vigneto o per l'oliveto, insomma, uguale. E va, diciamo, a lavorare vicino ai filari dei vigneti. Vedete? Perché questo poi si può aprire e cioè stringere e allargare. Eccolo qua. Quindi andiamolo a prendere, raga. Visto che tanto dobbiamo sia arare che fertilizzare il vigneto, ne approfittiamo per provare queste nuove attrezzature che sono uscite proprio ieri sul modhub ufficiale, quindi anche per console, quindi potete usarlo anche voi di console. Allora, questo qua, larghezza arriva fino a un massimo di 2 metri, 2 metri e 8 km orari, 65 cavalli di potenza richiesta, 4.500, pure i prezzi sono giusti, quindi ce lo compriamo. Mentre l'altro si tratta di uno spandiconcime, quindi lo troviamo in spandifertilizzanti. Eccolo qua, l'Eurospand
Eurospund David Fruit 6005. Allora, questo qua, quando lo andate a comprare, quindi nelle configurazioni, vedete qua capacità, dovete configurarlo per, se lo usate per il vigneto, dovete configurare per il vigneto, oppure se vi serve per i campi, quelli grandi all'aperto, dovete mettere senza sovrasponde campo aperto, c'è scritto, oppure c'è l'opzione di con le sovrasponde, quindi vi aumenterà la capacità del fertilizzante, quindi si passa da 0,6, quindi da 600 litri, diciamo a 800. Poi c'è sovrasponde doppie, sempre campo aperto, quindi se lo volete utilizzare in campo aperto questo, dovete mettere così, e vi arriva a 1000 litri di capienza. Mentre nel nostro caso, che ci serve per il vigneto, dobbiamo configurarlo così. C'è scritto lavorazione interfilare, vedete? Eccola qua, dove va? Vedete la differenza qua sotto, raga? In pratica, quello a campo aperto, vedete? È così fatto normale, il classico, insomma, spandi fertilizzante, mentre quello là per il vigneto o oliveto, vedete, c'ha questo aggiunta qua che va a fertilizzare, diciamo, ai filari, insomma, alla base dei filari. Ecco questo, insomma. E anche qua le configurazioni sono sempre le stesse, quindi senza sovrasponde, con le sovrasponde o con la doppia sovrasponda. Allora, io mo, casomai prendiamo le sovrasponde, penso così dovrebbe bastare, penso. Ok, quindi 800, prendiamolo così, vediamo quanto ci frutta questo fertilizzante con 800 litri, poi possiamo sempre modificare. Poi abbiamo il colore del serbatoio, che possiamo scegliere argento o bianco. Io lo prendo argento. Poi il colore delle sovrasponde possiamo mettere nero, argento o nero, io metto nero. E poi la PTO possiamo mettere gialla oppure nera, io la lascio gialla così, ok? Perfetto. Compriamocelo e ce l'andiamo a provare, eccoli qua, con il nostro mitico Carraro TG qua, che è TGF 10.009, vabbè. Io lo chiamo Carraro, il nostro Carraretto. Allora, per attaccarli insieme, raga, questi potete usare singolarmente oppure li potete usare in combinata. Io li andrò a usare in combinata, quindi una volta preso, agganciato l'arieggiatorino qua, dobbiamo allargarlo. Là c'era scritto, se riesco, raga, ok, c'era scritto di allargarlo al massimo quando attaccate l'Eurospand. Allora, una volta allargato così, andate indietro così, così, e si dovrebbe agganciare, vedete? Eccolo qua, e lo agganciamo. Perfetto, guardate qua che bello pure, in combinata. Così facendo, raga, facciamo due lavorazioni in una, quindi areggiamo e fertilizziamo il nostro vigneto. Quindi andiamo, no, addoato, devo prendere il fertilizzante, raga. Allora, prendiamo un saccone, dai, prendiamo un sacconetto, prendiamone uno da 1000, che è questo, è fertilizzante, sì. Ok, andiamocelo a caricare. Andiamolo a caricare. Ok, carichiamo il tutto e andiamo nel nostro fruttetino, no, che frutteto, raga, è il nostro vigneto. Eccoci qui e andiamo. Quindi areggiamo e fertilizziamo. Areggiamo e fertilizziamo. Qual è il mio, raga? No, al di là. Quindi non è questa la strada per arrivarci. E ancora mi devo imparare le strade, raga. Allora, partiamo da su, così siamo pure in discesa, è meglio. No, per qua c'è sempre la salita pure qua. E andiamo a provarlo. Io non l'ho provato, è la prima volta che lo provo. Qua c'ho sto problemino dell'erba qua. Vabbè. Allora, questo qua così sta tutto bello allargato, quindi lo possiamo abbassare così, giusto? E accendiamo questo. Vediamo un po' che cacchio succede.
se stiamo a fertilizzare o meno. Io penso stiamo sia arando che fertilizzando, no? Me lo penso. Bello, no? Per questo qua io ve lo straconsiglio. Pare che funziona tutto. Anzi, fammi dare una controllatina. Porca miseria, devo andare dietro. Allora, fertilizzare sta a fertilizzare, vedete? E la radura qua però non me la leva, non ho capito perché. Qua mi chiede sempre la radura. Però dobbiamo, cerchiamo di andare avanti, vediamo un buon attimo. Perché questo mo, così, con questo attrezzino qua, intanto fammi vedere se lo posso allargare un altro po'. No, questo sta al massimo. Sì, questo sta al massimo, e vabbè. Perché diciamo che va a arare, ad arieggiare, diciamo, soltanto i lati, al centro no. Ok? Da quello che questo, questo è quello che fa questo attrezzino, diciamo, no? Che poi tra l'altro questi sono attrezzi che abbiamo già visto con i, col Vineyard Pack, c'era una cosa simile, mi pare. In pratica vai a lavorare quelle parti di, del vigneto dove con un areggiatorino normale non, non ci arrivi, diciamo. Vabbè, a noi usiamolo così, raga, pure se non, non lo ariamo proprio tutto, non ci interessa, l'importante è, diciamo, lavorare quelle, la pianta del vigneto, no? L'avvicino, lo andiamo a fertilizzare e a smuovere un po' la terra. Questo è l'importante, poi. Ok, intanto qua vedete, proviamo di qua un'altra volta. Allora, vediamo un attimo, lo so, incastrato. Dai, fammi uscire, no? Allora, vedete, sì, qua la, vedete, la, la radura non me la chiede più. No, neanche in mezzo, però va bene così. Fertilizzare al 50. Ok, perfetto, raga. Stiamo sia arando, quindi, che fertilizzando, perfetto. Facciamo due operazioni in una. E soprattutto se abbiamo tanti vigneti grandi, secondo me è molto comodo sto attrezzino qua. Costa pochissimo, con 10-12 mila euro avete comprato tutti e due gli attrezzi. E però guardate qua che spettacolo. Andate tranquilli, soprattutto se avete poco tempo, e anche perché poi tante volte è un po' noiosetto, no? Lavorare, fare avanti e sotto, insomma giù, sopra, la stessa lavorazione, poi lo devi rifare con un altro attrezzo, prima devi areggiare, poi devi fertilizzare, insomma un po' noiosetto, lungo il lavoro. Così facendo lo fate una volta sola e via, perfetto, no? Guardate qua che bello. Poi più avanti, vediamo, vediamo più avanti, non so quando, avrei intenzione di fare un altro piccolo vigneto davanti a questo vigneto qua che ci abbiamo. Mo appena riscendiamo vi faccio vedere. Allora, siccome quelli a uva bianca non li posso comprare, nel senso che siccome io ho quella cantina, quella produzione che ho messo del vino prende soltanto l'uva rossa, quindi l'uva bianca, raga, non la prende, quindi è inutile prendere i vigneti a uva bianca. Avevo pensato di prendere questo, quel campetto qua davanti, il 16, questo qua piccolino, casomai farci un altro vignetino. Oppure ho pensato anche di prendere questo qua, l'oliveto. Questo qua ci abbiamo sulla sinistra, visto che ci abbiamo sempre lo come cacchio si chiama là? Ah, però no, quello là non ci possiamo fare l'olio. No, là possiamo fare soltanto, stavo a pensare alla produzione quella dell'olio dei girasoli che avevamo comprato all'inizio, però là mi sa soltanto puoi fare olio di colza o di girasole, no? Quindi il frantoio poi bisogna comprarlo a parte. Comunque poi vediamo più avanti, insomma,
Questo qua, raga, questo qua sulla destra di campetto, avrei voluto comprarlo, casomai farci un altro vignerino. Dovete un attimo, perché oppure avevo pensato pure di mettere delle serre che ci fanno l'uva, perché insomma forse è anche meglio, se no lavorare troppi vigneti è impegnativo e troppo lunga. Insomma devo decidere. Però guardate qua che bella lavorazione, raga, che sto facendo, avete visto? Guardate che spettacolo, fertilizzato, guardate qua che bello. Beh, io ve lo straconsiglio, raga, alziamo l'Eurospand David Fruit. Ok, perfetto, raga, il Carraro spettacolare, bellissimi i Carrari, raga, bellissimi proprio. Io mi ci trovo veramente bene, veramente bene. Ne ho provati tantissimi da vigneto e comunque sia il migliore rimane lui, il Carraro. Non ha rivali, secondo me. Certo, sono gusti, io da quelli che ho provato, che sono potenti, quindi sono belli pure da vedere, sono veramente efficienti. Ok ragazzi, io direi di concludere qua il video. Abbiamo visto un po', insomma avete capito come funziona questa mod, che potete scaricare dal mod hub ufficiale anche voi di console, li attaccate insieme e guardate qua che capolavoro fate ai vigneti, spettacolare. Quindi concludiamo qua il video, cercherò di finire io questa lavorazione. Iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!